diagnosi, la prevenzione e le cure di alcune tra le patologie più diffuse. Ne parleremo con i migliori specialisti che risponderanno alle domande che ciascun paziente vorrebbe fare. Vi aspetto ogni venerdì con M Salute su Video Mediterraneo. Modi produce concime organico. Il concime di Modi è adatto alla concimazione di colture orticole e frutticole, sia per l'agricoltura convenzionale che per quella biologica. Modi, a Modica, Contrada Catanzarello. Info al 331 23 33 288. Ti conviene? E CRAI! Fino al 16 maggio, sotto costi freschi. Granarolo, yogurt 125 grammi per 8, alta qualità, Yomo 0,1% di grassi, gusti assortiti a 1,59 euro. Invernizzi Mozzarì 100 grammi per 3 a 1,49 euro. Valgrana, formaggio Piemonte dolcissimo, letto a 68 centesimi. Parmacotto, prosciutto cotto alta qualità a 1,29 euro. Ti conviene? E CRAI! Evviva le televisioni, zazza! Io vorrei capire, ma tu ai ragazzi del Next Bar cosa ti dice? Ma stanno valendo picche se posso. Ma come picca? Ma ci sono i gruppi là dietro, scusami, fai anche una panoramica di tutti i tecnici che aspettano. Ragazzi, dobbiamo iniziare la puntata. Cioè, prima che dobbiamo andare io. Obiettivamente non sono preoccupato. Ma io voglio fare una cosa, voglio informare. Io ci stessi ragazzi, questi Next Bar, ci si vuole, devo dare tante pizzette, perché ci sono tante persone che mangiano. Ho capito, ma i ragazzi realmente le hanno portate. Senti, mandiamo la puntata, qualche minuto e noi arriviamo, anzi no, arriviamo subito. C'è la sigla, no, noi dobbiamo vestirci, quello sta mangiando, questa ma sera ci sarà Massimo Spada, Carmelo Cacca, ma la signora Santina. Poi abbiamo una bella sorpresa, già vi invitiamo a guardarci perché questa sera la puntata è speciale. I violinisti in jeans. I violinisti in jeans, poi. Gennaro Calabrese, collegamento con Francesco Scimeni e tantissime altre belle sorprese. Adesso arriva la sigla, noi in un batter d'occhio ci cambiamo e arriviamo a casa vostra. Buonissimo. Evviva le televisioni, zazza! Dagli studi di Comer Sud a Mister Bianco, va ora in onda Live Show. Noi siamo ancora qui e noi sogniamo, fantastichiamo e i TV che risolviamo, i problemi che ci abbiamo. E sì, noi siamo ancora qui, grandi risate, esagerate, perché in TV regaliamo emozioni. Evviva le televisioni, zazza! Il pubblico internazionale. Il pubblico internazionale. Abbiamo un pubblico internazionale, abbiamo preso apposta per questa puntata. Sì, l'abbiamo preso apposta per questa puntata? Perché, come dicevamo nella sigla, sarà una puntata speciale, lo scoprirete solo vivendo, diceva qualcuno. Ma tra pochissimo, perché proprio sarà in apertura, avremo una sorpresa che ci riguarderà e che vi riguarderà. Intanto oggi apriamo con gli auguri, perché oggi per la nostra regione soprattutto è un giorno importante, perché oggi è Sant'Alfio. Auguri a tutti. Quindi auguri che si chiamano Alfio. Alfio, soprattutto al nostro Alfio Pulvirenti che è là, guarda, nascosto, facciamo auguri, gli auguri. Alfio, auguri. Ma anche ai Cirino, ai Filadelfo, perché poi è ovvio, è per condicio, insomma, amici di Tre Castagni e Lentini non potranno festeggiare come si deve, perché purtroppo le restrizioni del Covid impongono assoluto fermo, però noi siamo qui a ricordarlo con grande piacere. Beh, possiamo dire che stiamo attraversando un periodo particolare, però la cosa bella è che noi siamo in diretta, sono le 21.33, siamo su Video Mediterraneo, se volete seguirci anche in HD per vederci ancora meglio,
511, sì, ho detto sì, bene, sì. Poi c'è il numero WhatsApp. E poi c'è il numero WhatsApp, poi c'è la nostra mail, ma soprattutto se volete vederci da tutte le parti del mondo, basta fare www.videomediterraneo.it e siamo in streaming in diretta, quindi potete vederci e sentirci quando volete. Allora iniziate già subito a messaggiare, vedo che in sovraimpressione il nostro Filippo Arlotta insieme ai ragazzi ha già messo il numero, potete scrivere e adesso capiamo anche qual è l'argomento, perché noi diamo anche un argomento alle nostre puntate. E chi ci darà l'argomento di questa sera secondo e te? Chi ce lo darà? E chi ce lo darà? Lei, la nostra Gabriella Farinato. Gabriella. Grazie mille ragazzi, buonasera a tutti. E già vi sto leggendo, allora tantissimi sono in buonasera Cristiano, sono felicissimo di vedervi un'altra volta in TV insieme, soprattutto mi rallegrate ogni lunedì, scrive Alfio. Facciamo gli auguri ad Alfio. Alfio, facciamo gli auguri, Alfio. Ancora auguri, ancora auguri. Paolo, buonasera, Marco, ciao. E abbiamo veramente tantissimi commenti e stanno per collegare. Dai, leggiamone qualcuno, dai. Marica leggiamone scrive, rallegrate ogni mio lunedì. Eh? Pippo, appuntamento fisso con voi. No, aspetta, vediamo questo qua che c'è scritto. Carola, che bellezza rivedervi. Grazie, Carola, sì. Ma dai. Ma dove dai, dobbiamo, fantastico. Ma vogliamo leggere Michele? Che ti scrive? Carosi, per fortuna ne salvamo. Certo, il riferimento a razzo cinese, non è arrivato, fortunatamente non è arrivato dalle nostre parti, no. Siamo fortunati. Senti, abbiamo un argomento, sì, importante oggi, e quello che darà un po' il fil rouge a questa puntata, qual, sì, è? La mamma. La mamma, quindi viva la mamma, viva la mamma, sì, e noi abbiamo preparato il primo contributo video per guardiamolo voi. Guardiamolo insieme. Avete avuto un pensiero ieri per la festa della mamma? Cosa avete fatto per le vostre mamme? Abbiamo fatto una bella torta, poi un pensiero con una rosa. Ma diciamo, siete state romanticissime, brave. Sì, molto. Avete un pensiero da dedicare alla vostra mamma che adesso vi starà guardando in TV? Ti amo mamma. Io ho fatto gli auguri subito a mezzanotte. Una frase che ti diceva sempre tua madre? Con chi vai, con chi esci, a che ora torni, torni per pranzo, torni per cena. Però le possiamo ringraziare? Certo, per tutto quello che fanno per noi ogni giorno. Ciao mamma, guarda. Auguri a tutte le mamme. E la mamma è sempre mamma. Ma se sua madre la potesse sentire oggi, cosa le direbbe? Ti voglio bene e mi manchi tanto. Perché saranno sempre nei nostri cuori, grazie mille. Prego. Insomma, bello, bello questo bello argomento. Ieri è stata la festa della mamma, noi auguriamo, facciamo tanti auguri a auguri tutte le mamme, a tutte anche le se mamme con un giorno in ritardo, però insomma ci sta. Allora, piano stretto su di noi, abbiamo detto che questa sarebbe stata una puntata speciale e oggi posso dire che per la prima volta abbiamo due ospiti, sì, speciali. Due ospite. Due ospiti, perché si dice sempre così al Senti, plurale. Possiamo dire che abbiamo due rose. Per... Abbiamo due rose, ecco, mi piace questa cosa. Da un lato abbiamo una Rosy e dall'altro lato abbiamo una Rosa. Le nostre mamme! Le nostre mamme! Che meraviglia! E questa sarà una puntata speciale perché finalmente se ne escono gli scheletri dall'armadio. Se ne escono gli scheletri dall'armadio. Oh. Sentiamo un po' cosa avranno da dire. Allora, intanto salutiamo, benvenuta buonasera, la signora Rosy, la mamma di Cristiano. Ciao a tutti, ringrazio intanto voi che ci avete invitato come mamme, naturalmente. Quindi grazie. Ringrazio tutti. Grazie, mamma è motta, non ma si capisce. E dall'altra parte abbiamo la signora Rosa. Signora Rosa, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito, scusate la mia voce. Non è bellissima, ma almeno parlo. E questa è la voce della mia mamma, questa invece, è la voce della tua mamma. Che è una voce, un meccanismo che riesce a farla parlare, perché tu vedi, lei non è vestuta così per carnevale, ma abbiamo voluto... No, sto scherzando. È così perché da 10 anni è affetta da SLA, però è lì, c'è ed è presentissima e quindi la volevamo qua e stasera ti risponderà ad hoc. Allora, è un vero piacere veramente dialogare con tua mamma e chiedere. Io la prima domanda che farei a tua madre... Signora Rosa, Carmelo com'era da piccolo? Carmelo da bambino era vivace, faceva mille domande. Era sempre accanto a me. Diciamolo pure, era anche troppo mamulino. Aveva una smodata paura del buio, dormiva con la TV e la luce accesa. Ma era il bambino più dolce e sensibile del mondo.
Eri mammolino, però mi sta dicendo. Era mammolino, ero molto legato alla mamma. Ma vabbè, ma non è che. Vabbè, e che poi c'è? Questa cosa che avevi paura del buio. Del buio. Ma perché la... tu invece di notte, invece, quando avevo 10 anni, sabotavi come una riddu, no? Ci pensavo. Allora, io voglio chiedere anch'io alla signora Rosi com'era Cristiano da bambino. Sentiamo. Allora, Cristiano, come tutti i bambini, insomma, naturalmente aveva la sua vivacità, naturalmente. Comunque era un bambino sensibile, anche lui come Carmelo, anche lui con senso di spettacolo che già sin da piccolo ha iniziato, insomma, a improntare, come dire, spettacoli fra loro bambini, e quindi da piccolissimo già con il microfono in mano. Insomma, diciamo che già sognava forse di fare questo mestiere? Boh? Assolutamente, penso proprio di sì. È vero, anche perché insomma quando si erano da piccoli, sai, tu sogni sempre di fare un mestiere. L'avvolo saggezza quando è stolto, purtroppo. Il mio sogno era questo, però volevo chiedere a tua mamma a proposito di sognare di fare questo mestiere. Signora Rosa, Carmelo aveva già questa passione da artista quando era piccolo? Devo dire che già da piccolissimo dimostrava una grande attitudine allo spettacolo. Era un teatrante, faceva sceneggiate, mi ha sempre dimostrato la sua volontà di fare l'artista, cantava, ballava, recitava con una naturalezza fuori dal comune, ho sempre appoggiato la sua voglia di andare avanti nello spettacolo, lui è il mio grande artista, la sua giusta connotazione è il palcoscenico. Che bellina, vabbè, che bellina, dai, veramente, di parte. Credetemi, non è facile fare questo tipo di intervista. Come dicevo prima, questa è un'intervista anomala, no? Noi ne abbiamo fatte tante a tantissimi artisti più o meno importanti, ma avere qui le nostre mamme, avere anche la mamma di Carmelo fa un certo effetto anche per noi. Senti, facciamo una cosa, dobbiamo mandare un contributo a proposito della mamma e diamo anche il benvenuto nella squadra al nostro Marco Mazzaglia, che insieme a Gabriele è andato in giro a sentire un po' cosa ne pensano della mamma. Guardate. Stiamo parlando di mamma. Quella è la frase che proprio non sopporti di tua mamma. Mangiaste? Mangiaste? Oppure quando tornavi tardi cosa ti diceva tua madre? Ma che orario? Oppure c'è quella frase che dice questa casa... è sempre in disordine. No, veramente questa casa non è un albergo, però se è la tua sempre in disordine è un altro discorso. Ciao mamma, auguri. La migliore invenzione che ha fatto Gesù Cristo. Che l'amo. Anch'io non la cambierei per nessuno comunque. La donna è importante, la mamma ancora di più. Dovremmo imparare a trattarle un po' meglio, sia le donne che le mamme in generale. Poi il resto viene da sé. Se dovessi dare un bel messaggio d'amore a tua madre, che proprio è passato da poco la festa della mamma, cosa diresti a tua madre? Che non la cambierei con nessun'altra persona. Perché di mamma? Ce n'è una sola. E meno male. Che bello vedere anche Marco Mazzaglia in versione più seriosa. Ciao Marco, grazie. Ciao grande grazie, Marco, grazie. Benvenuto. Allora, io non capisco, mia madre ci riesce ogni tanto qualche lacrima, no? Noi siamo ripromessi di stare invece su questo. Vabbè, non è che le lacrime non ce ne facciamo un'escia. A proposito di lacrime, volevo chiedere invece a tua mamma, signora Rosa, c'è stato un momento in cui si è arrabbiata tanto con Carmelo? Carmelo nei 3 giorni della festa di Sant'Agata scompariva da casa. Mi avvisava sempre e io non avevo problemi anche perché sapevo con chi era. Ma una volta non mi avviso e si ritirò a casa alle 6 di mattina, festa finita intorno alle 9. Io lo aspettavo sotto il portone già dalle 7 del mattino. Appena vidi arrivare la macchina lo tirai fuori a forza e coppa a leva pilù. In punizione per un mese. Coppa a leva pilù. Ragazzi, fate un applauso voi che siete dall'altra parte. Perché veramente sentire coppa al levapilo è un termine che si usava una volta, no? Coppa al levapilo in punizione per un mese, quella volta mi aspettò, me lo posso mai dimenticare, aveva una cucchiaia legno e avuta tanta, era così. E mi disse, scende la macchina come scende, ti scippo. E questa è stata la punizione. E invece io voglio dire, siccome tu sei sempre tutto perfettino, sei vero, tutto, sì. Mi mangio il tofu, mi mangio il petto di pollo senza sale. Ci male per questo. C'ho la colucciese, c'ho qua. Mi dica, signora, Cristiano, quando era piccolo, o perlomeno nell'età comunque adolescente, mangiava? O è stato sempre così tutto puntiglioso? No, mangiava, non mangiava solo le verdure. Per fargli mangiare le verdure dovevo dire qualsiasi genere di verdura,
gli dicevo sempre che erano le verdure, gli spinaci di braccio di ferro, magari erano broccoli, braccio li mangiava perché gli avrebbero dato forza. Hai capito? Forza, sì. Hai capito? Gli spinaci di braccio di ferro, perché io ero un appassionato di braccio solo di ferro. Solo così riusciva a mangiare. E invece Dorazzo ti cresce un naso, ma questo naso quando diceva a tavola sparecchio. Ma che stai dicendo? Era uno che si teneva in forma da vabbè, vabbè, ti perdono. Chiedo alla signora Rosa, in chiusura di questa bellissima intervista, 3 aggettivi per definire suo figlio Carmelo. Non è facile definire il proprio figlio con 3 aggettivi, soprattutto quando un figlio è presente con una madre nelle mie condizioni. Lui per me c'è sempre. Comunque 3 aggettivi possono essere leale, altruista, unico. Facciamo fatica veramente a portare avanti oggi questa puntata, però insomma il fatto di essere anche in diretta, il fatto di avere scelto di fare questa intervista alle nostre mamme è una cosa, devo dire, molto bella per noi. Bella. Mamma, tu vuoi parlare invece di quel momento? Ti faccio una domanda. Sì, vai. Allora, io dovete sapere che quando ero piccolo avevo una passione che poi mi era stata tramandata da mio padre e poi diventai anche paracadutista. Saluto tutti i paracadutisti che ci stanno guardando, per il paracadutismo. Ma ti sei avuto sempre? Aspetta, questa passione per il paracadutismo ovviamente mi portava a giocare in modo molto strano. Mamma, vuoi raccontare di quella volta quando... Non so pensarci, veramente, ma dico vero, eh? Allora, appunto, già sin da piccola aveva questa passione per il paracadutismo, perché il padre comunque praticava questo sport e gli fu regalato un piccolo paracadute a Cristiano. Per intenderci era il pilotino, che è quel paracadute che parte tira prima del paracadute. E lui ogni giorno comunque a casa nel corridoio andava avanti e indietro con questo paracadute, insomma, perché gli si apriva un po' dietro, finché un giorno lui da solo comunque si è imbracato con questo piccolo pilotino, si è messo gli anfibi di suo padre, il caschetto in testa e se ne andò nel balcone. Praticamente ha preso una sedia e cosa ha fatto? Insomma, potete immaginarlo, voleva scavalcare il balcone per fare il lancio dal primo piano. E mi stavo buttando dal balcone. Per fortuna, cioè io purtroppo non ero presente ovviamente, c'è stata la vicina che mi ha telefonato allarmata dicendomi di andare in cucina nella verandina che c'era il bambino perché si stava buttando dal balcone. Disgraziato. E lì io chiedo, ma cioè ovviamente... vi potete immaginare con quanta paura, no? E gli ho chiesto che... mi ha detto, ti stai rendendo conto cosa stavi facendo, che puoi morire? E mi ha detto, già sin da piccolo, forse avrò avuto 4 anni, che non era vero, perché io avevo detto una bugia, perché il papà si lanciava dall'aereo, non succedeva niente, quindi lui buttandosi dal primo piano... Va. Mamma, fermati un attimo, perché se mia madre ha iniziato, prima era emozionata, ma adesso è partita. Io e mia mamma, quando lavava con spirito, sì? Con pagliaccio, c'è via una volta un bosporo, sbambava a casa. Ma Carmelo, questa stava facendo un'altra genere. Andiamo da Gabriella per sentire se ci sono già dei messaggi. Gabri. Sì, Cristiano, ci sono tantissime ragazze, tantissime donne che salutano le vostre mamme. Grazie. Io le voglio leggere. Manuela fa i complimenti a loro due, infatti scrive: mamme meravigliose, grazie mille. Ti ringrazio io a nome delle signore qui. Cetti dice che le mamme sono patrimonio dell'umanità e concordo pienamente. Angela dice un grosso bacio a tua mamma Carmelo e anche alla mamma di Cristiano. Grazie. Però adesso io voglio passare un attimo la linea a voi, perché vi sto guardando. Noi, guarda. State facendo? Vediamo un po'. Siccome non l'abbiamo potuto fare ieri, vero? Lo facciamo questa sera. Abbiamo 2 rose, visto che abbiamo detto che sono rosi a sinistra e la tua rosa a destra. Noi diamo questo omaggio alle nostre mamme, gli diamo anche un bacio, tanto siamo vaccinati. Eccola qua. Ragazzi, scusate, una sorpresa per voi. Una sorpresa per chi? Per le mamme? Per voi, per tutti voi. Ah, per noi, una sorpresa per noi. In che senso una sorpresa per noi? Ce l'hanno preparata loro? Oddio. E guardiamo, che cos'è?
avete fatto emozionare pure a me. Mannaggia, grazie. Grazie, grazie regia, grazie, grazie. Rigore, grazie. Vabbè, ci siamo dilungati. Abbiamo anche veramente sudato 10 camicie. Ringraziamo le nostre mamme, grazie a mamma Rosi. Grazie a mamma Rosa. E adesso invitiamo le nostre mamme a questo momento molto interessante di televisione, di alta televisione, perché ci colleghiamo con il camerino della signora Santina che si sta preparando ovviamente per la serata. Guardiamo. Mamma mia, carossi, non mi posso tagliare, non mi posso tagliare! Stai operando una zanna con queste capite. Ma non voglio, perché non me ne vado a parrucchiere. No, venne qua, mi ha visto, mi devo andare a parrucchiere. Io il parrucchiere mi vede, mi besta, mi fa tutti i capelli nuovi. No, ma ora mi dici capiti? No, 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 mi dici capiti, me li faccio rossi. Me lo voglio fare rossi. Che dici tu, Salandro? Ti piaccio rossa? E a te, amore mio, rossa ti piaccio? Mi faccio rossi, il fuoco della passione, il fuoco dell'Etna. Rossa, rossa, il colore della passione. Voglio passionare. Metto tutte rosse, tutte capelle rosse, mi faccio magari due ciuffi biondi. Che dici? Ti piace Cristiano? Ti faccio fare male con basta in televisione. A te gli andiamo a leggi i budellini, dai, i spacchiotti, come si chiamano? I TikTok, guarda, che cosa? 10 secondi scena. Sì, sì, sto arrivando, e temo che mi metti le mutandine. Ti mettono che ne vedo. Evviva le televisioni, zazza! Comersu, concessionaria Nissan a Catania. Vieni a scoprire il nostro showroom multimediale e preparati a vivere un'esperienza unica con tutta la gamma Nissan. Offriamo un servizio di assistenza completo su prenotazione, vettura di cortesia, check-up completo prima di ogni intervento e servizio traino per un anno, tutto gratuito. Ci trovate a Catania, in via Acquicella Porto 37/C. Nissan Comersu, ovunque ti porti la strada, noi saremo al tuo fianco. Oggi siamo in questa fantastica azienda agricola qui ad Enna, l'azienda Cammarata, che garantisce il prodotto dal produttore al consumatore. Signora, ma che fa? La porcellina. Ma va, signora! Ai sapori della terra trovi in esclusiva i prodotti dell'azienda agricola Cammarata. Azienda agricola Cammarata, ad Enna. Giunta Cucine, il più grande assortimento di elettrodomestici da incasso della Sicilia sud-orientale, con servizio e installazione dedicato. Da oltre 60 anni specializzati nella vendita di cucine. Acquista la tua cucina. Finanziamo tutto l'importo a tasso zero. Giunta Cucine. Che ci fa qua? Sono la nuova sex washer di Arpa. Arpa Servizi, Viale del Commercio, Mister Bianco. LockShaft è l'unico antifurto meccanico che garantisce la protezione della tua auto. LockShaft, quello che è tuo è tuo. Josim SRL, distributore esclusivo per la Sicilia. Oggi ho prenotato un ristorante tutto per te. Com'è? Tipico! Com'è? Tipico! Com'è? Al sangue, come te. Tipico! Wow! Ecco, qui la culla per il mio figliolo. Sei contento, Pinocchio?
Fabbrica Culle, da 70 anni leader nella fabbricazione di culle e arredo per l'infanzia. Ci trovi a Belpasso, in via Valcorrente 38, zona Etnapolis. Fabbrica Culle, lascia che i tuoi sogni siano cullati da noi. Sta macchinetta mi fa impazzire, la vuole sta a casa. E perché non se la fa portare? Ma che questi li mettono solo in posti pubblici? Ma sta scherzando, questa è un'azienda FT Elettra. Pensa anche ai privati, showroom, negozi, basta chiamare e la portano a casa. Davvero? Evviva le televisioni, zazza! Sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, sono tanto felice viver lontano perché ma la canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che mi sospira il mio cuore, forse non si usano. La vita non ti lascio mai più. A tutte le mamme, auguri, auguri, auguri Angelo. Che bella cosa, oggi avete trovato l'argomento giusto, veramente le mamme, la cosa più bella di questo mondo, veramente. Ma poi accompagnate da due straordinari maestri. Veramente, no, ragazzi, abbiamo improntato questa cosa per le nostre mamme, per le vostre mamme. Noi non conoscevamo mamma tua e mamma tua Cristiano, scusami, è stato un piacere conoscerla. Veramente molto molto bello tutto ciò, perché sono la fonte dell'amore, sono la fonte di una cosa bellissima, quindi una cosa molto bella. Mi stanno venendo in mente tante cose anche con mia mamma, con ahimè Antonio, la sua mamma non ce l'ha più da tanti anni, però è sempre, e sono sempre nei nostri cuori. Senti, sono sempre i nostri vogliamo cuori. Dedicare un altro pezzo che tra l'altro è una delle canzoni più belle, colonna sonora del film La vita è bella, Noa, interpretata da un film straordinario con una musica altrettanto straordinaria. Esatto. Come infatti, straordinari infatti. Sono i violinisti in grazie, jeans. Grazie infinite, grazie.
Violinisti in jeans, grazie ragazzi, grazie. E adesso dovremmo collegarci, credo che ci sia il collegamento con Francesco Scimemi, che dovrebbe essere ancora a casa, suppongo. O è uscito? Vediamo un po' di collegarci. Ancora a casa? Che fai? Sto facendo dei calcoli. Stai facendo dei calcoli? Ho cambiato location, caro Di Stefano. Ma dove sei? Al cimitero? Mamma mia. Sono nella mia Wunderkammer. Nella mia Wunderkammer. Cioè? Infatti stavo, vedi? Stavo, sì. Wunderkammer, la camera delle meraviglie. Stavo infatti studiando delle nuove, delle importanti magie, che sono anche difficili. Le leggo. Leggici qualcosa, gli dai. Gli ingredienti sono poca cipolla tritata, polpa di manzo o polpa di maiale. Ma che c'entra con la magia? Pancetta, conserva di pomodoro, brodo di carne, burro fresco, sale, pepe, olio. Ma questa è una puntata di MasterChef. Si procede rosolando delicatamente la cipolla in po'. Vabbè, comunque. No, dico che non è una puntata di MasterChef questo, è live show. No, ma questo è un'altra magia. Lei non le fa queste cose. Ha ragione. Vabbè, comunque, scusami, quel teschio, però. Il teschio è un po' inquietante messo lì, Ma ah, bello questo, Che bello! La morte è la vita è la morte, mia, sono vicine, ragazzi. Sono vicine, bisogna. Allora, sì. Le volevo dire, ho trovato una cosa che forse che se la ricorderanno sicuramente i violinisti in jeans, di lei ho qualche dubbio. Lei si ricorda questi? Assolutamente sì, certo. I raggi X. Che bei momenti, che bei momenti. 4.900 lire era l'ultima pagina del Diabolico. Me lo ricordo, ma lo sa che non ho mai capito se funzionavano realmente questi occhiali, funzionano realmente? No. Allora, in realtà è una vera truffa, qui c'è una piuma e tu vedi attraverso, e io infatti in questo momento la vedo scontornato, però non è nudo. No, non è nudo. No, sono vestito. Faccio la cortesia, che poi è importante per la cosa che le faccio vedere successivamente. Facciamo una prova, porti una donna in scena. Porto una donna in scena, l'unica donna è Gabriella. Porti una donna. Posso portare Gabriella? Una vestita di blu, se c'è. Gabriella, ce n'è una vestita di blu. Abbiamo qui Gabriella, va bene? Non funziona. Sicuro che non funziona? Vabbè. Comunque, è così stesso. Allora, Gabriella. Sì. Le volevo provare una cosa. Gabriella, lei si chiama? Gabriella con una L. Appunto. Gabriella. Con una L, Gabriella. Una L. Sei spagnola? Ah, Gabriella, perché lei di dov'è? Gabri, lei di no, dov'è? No, io sono di Paternò, però è il nome straniero. Ah, vabbè, è andata così. Pensavo fosse di Ipanema. Allora, Gabriella. Allora, guardi, sì. Io adesso, lei dovrà scegliere una carta, vede, abbasso il coso, io faccio, butto le carte in questa maniera, così, ok? Mi dica stop quando vuole. Stop. Qui? È stop. Sì, allora, sì. Questa sì. È la carta dove mi ha detto stop, gliela faccio vedere, Gabri. Ok, perfetto. Vede? L'abbiamo vista tutti. Sì. La rimetto qua e ci metto le carte sopra. Ok, queste sono le famose bicycle blu. Come il suo vestito. No, e non faccio adesso. Allora, adesso cosa deve fare Gabri? Sì. Deve, questa è la cosa bella del gioco, deve spedire un bacio qui a Roma. Ok. Un bacio per lei, guarda, già c'è la telecamera. Gabriella, lei è fornita di rossetto? Sì. No, così non funziona. Sì, Gabriella, ma questo non deve macchia. Prendere il bacio. Va bene uguale, Gabriella, lei prenda, lo metta nella mano, okay. Si avvicini alla camera qua, alla telecamera, e io lo acchiappo. Lo prendo al volo. Questa cortesia. Gabri di Paternò, va Gabri, bene. Vada. Che mi fate fare? Si avvicini. Andiamo al buio poi, scusi, Preso. Ma che fa? Preso, l'ho preso. Ma non mi sembrano le labbra di Gabriella, però, quelle, Sono un po' più rifatte. No, le assicuro, guardi,
c'è scritto dietro Gabriella I Paternò, made in Paternò. C'è scritto made in Paternò. Guardi, io le do allora, sempre... Gabriella, questo sì. È il suo bacio. Okay. In che cosa consiste il miracolo? Vede, queste sono le carte, questo è il bacio e questo è Lucio. Allora, si attenta, Gabriella, sì. Guarda, io prendo le sue labbra. Ok, sì? Le metto qua, faccio così. Wow. Le non me l'aspettavo. Si trasferiscono. Guardi, Gabriella, guardi. Sì, sì. Adesso tutte le carte sono blu, ma una è diventata rossa dalla vergogna. Dalla vergogna. Dalla vergogna addirittura, vediamo un po' che vergogna. C'è. Ci faccia vedere la carta. Gabriella, qual era la sua carta? Il 4 di fiori. Il 4 di fiori, confermo. Gabriella, pazzesco, c'è pure il suo bacio. No, wow, bravissimo. Bravo Francesco, grazie. Bravo. Ci vediamo domani. Buonasera, buona serata. Arrivederci. Arrivederci, ci saluta anche col maialino. Ci saluta anche Paolo. Ragazzi, io lo dico sempre, attenzione a stare troppo tempo a casa, vedete, potrebbe succedere che insomma si diventa fuori, si va fuori di testa. Carmelo, invece tu che ci racconti? Beh, beh, raccontarlo dopo Francesco Scimelli mi ha fatto diventare le risate. Beh, cosa vi racconto? Cosa vi racconto? Nella giornata di oggi, che stiamo comunque facendo questo tributo alle mamme, non posso che raccontare che io da piccolino, l'avete capito, ero il cocco di mamma. Eh sì, ero il cocco di mamma, ero il cocco di mamma. Tanto era cocco che c'è tutto, mia mamma mi voleva rapire come un annuncio cocco. Sì, assolutamente, ne aveva detto. Intanto mia mamma, quando ero piccolo, mi mise già il terrore. Perché come io mi susevado letto, credetemi, non dico... Come io già mi susevado letto, la prima cosa... Cammino! Fatto letto! Manco il tempo che io mi susevano letto e come non mi facevano letto, il suo movimento era questo. Oh, come diventate scippi canarini! La prima cosa. Poi ci sono tante cose che dicono le mamme, no? Mia mamma, per esempio, aveva questo po' cose. No, ma io ero figlio unico, sono stato figlio unico, quindi fatto letto, leva i scappi di caravandapotta, non lasciare i copi sotto il tavolo, che se mi faceva, non si sa mai bene qualcuno. Ogni cosa che faceva io era una disgrazia. Come io lasciavo magari un paio di mutandini fuori do cassetto, posolo perché non si sape mai che venne qualcheruno. Ma qui è che avvenere? Cioè io volessi capire qui è che avvenere. Non è venuto mai nudo in questa casa, giusto, giusto. Mia madre aveva la fissazione dei latri. Che prima che riceva stava a lasciare la casa abbassata se venivano i latri. Cioè io dico... Una casa che se vanno buttare zocchie, uovo, cose, i latte stanno tagliando se tu hai spolverato i mobili. Mia mamma era sempre chi era un pagliaccio, non ne passava io un pagliaccio da rere. Mi muoveva io, non uso coppia di pagliaccio. Ed aveva sempre di tutto per me, qualsiasi cosa che faceva, astuta luce, come sarete nati? Questa era l'espressione, ti prego Filippo, un bel primo piano, anche se sono un po' sudacchiato, ma io... Giorgia, non posso chiamarla. Allora, mi faceva... Come si ritira tuo padre? Te faccio scocchiare noi! Cioè... Come si ritira tuo padre? Te faccio scocchiare noi! Ci aveva chiesto la risata. Ecco, avete capito? Ho aiutato, no, sto scherzando. Dico, mia mamma aveva queste manie di farmi nuovo. Lei mi dice dopo, non te lo dare, non te fare, non te... Per esempio, mi faceva scendere da sotto, come scende, non ha risurato, perché come ha risurato i uschi. A un piccerello che scende da sotto, andò con te le pigliucare, come se avesse a ritirare. E allora io stavo da così. I miei compagni mi dicevano, Amonino, io camo. No, no. No, non gnomo. Così ero vincolato a tutto quello che faceva mia mamma. I coppa mirava in qualsiasi maniera, cacendura, quante cucchiaie di legno, assaioni. Mi faceva, ma l'arma col quale ho rischiato decisamente tante volte la vita è una sola.
Questa. A zoccola da dottor Schoss. Legno massello. Attacchi in acciaio inox. Mia mamma era vincitrice dell'angiura a zoccola. Pigliava la mira e mi ingaggiava sempre. Ho rischiato la vita molte volte. E meno male che mia mamma aveva una zoccola sola, perché se ne aveva due, a stura gli era motto. Sicuro, sicuro. Grazie, 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 grazie. Grazie, tu ce l'aveva sopra. Assolutamente no, mi ripeto in tante cose, però devo dire che c'è anche il cucchiaio di legno, ce ne sono attrezzi, ah, no? L'attrezzo della mamma. Ma io ho detto quello più grave, poi c'è il cucchiaio di legno, la forchetta, una volta me la so pure un cutello. Ce ne sono, no, cutello no, dai. No, no, me la so pure. Pure. Cutello, chi ti sei, Shanghai, chi ti Shanghai, pum, acchiappava la porta. Allora, ci sono un paio di messaggi, diamo anche spazio ai nostri amici che ci scrivono attraverso il numero WhatsApp. Che emozioni, c'è la signora Rosetta, una grande forza della natura. Un bacio grande da Enzo. E poi c'è un altro messaggio. Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. Gianluca il piastrellista si chiama. Gianluca il piastrellista. Allora, quindi lo salutiamo. Continuate a scriverci, a mandare i vostri messaggi, perché ogni tanto facciamo qualche collegamento con Gabriela e ogni tanto leggeremo anche i vostri messaggi che arrivano attraverso WhatsApp. Adesso, Beh, adesso a proposito di collegamenti, e questo ormai è il momento topico della trasmissione, ormai ci arrivano le richieste, la gente vuole collegarsi con noi. Voi sapete che in questo momento della trasmissione ci colleghiamo con le famiglie, quindi con una famiglia in diretta, e quest'oggi ci colleghiamo con la famiglia Romeo. Eccoli, la famiglia qua Romeo, noi. Eccovi. Buonasera. Buonasera. Guarda, guarda come sono belli freschi e tirati. Buonasera. Hai visto questa cosa? Ma che siete belli. Allora, allora lei si chiama Gabriella e lui? Lui è Alessandro. Alessandro e Gabriella. Alessandro, sono... coppia giovanissima. Alessandro e Gabriella. Coppia, dico, giovanissima. Sì, io siciliana. Siciliana doc, milanese doc, però malgrado sei un milanese è un tipo a posto. Sì, sì. Sì, sì. Scusami. Infatti mi cucina sempre. Cucina sì, sempre. Sì, ammato la calice e fai cannola. Sento come l'accento, ma l'accento sarà milanese, la barrera sarà. Infatti l'accento si sente. Ragazzi, che fate oltre a guardare la nostra trasmissione? Vi siete già organizzati? Avete mangiato? Com'è? Sì, sì, abbiamo mangiato, ha cucinato lui naturalmente. E devo dire che. E cosa fate nella vita? Abbastanza bene. Cosa fate nella vita? Io insegno. Io insegno. Insegno? Io invece mi occupo di educazione finanziaria. Buone, ammazza, buone, vediamo se potremmo acchiappare qualche centomila. No, aspetta, euro. Aspetta, che vorrei capire meglio cosa studia l'educazione finanziaria, di cosa si occupa nello specifico. Allora, nello specifico ci occupiamo di new economy, tutto quello che riguarda investimenti nella new economy, ma anche nella vecchia economia, quindi investimenti immobiliari piuttosto che investimenti in oro, ma anche per quanto riguarda la new economy, diciamo così, bitcoin, criptovalute, bitcoin, tutto quello che riguarda, no? La new economy. Alessandro! Senti, Alessandro. Questo è l'investimento, a zoccola. Questo tu devi fare un invito, dobbiamo creare un mercato, dobbiamo rilanciare in voga la zoccola, rilanciare di nuovo lo zoccolo, lo zoccolo. Grazie, grazie a voi ragazzi, grazie, grazie. Grazie a voi. Ci lanciate la pubblicità, facciamo che bella coppia, bella coppia veramente. Allora lanciateci la pubblicità in un modo spiritoso. New economy, cosa direte un economista quando lancia la pubblicità? L'economista, allora, cosa direte? Un attimo, perché ci stiamo mettendo d'accordo. Facciamo così. Perché ha a che fare con una siciliana. Quindi... No, ma sono fantastici, allora, ragazzi. E ora la pubblicità. Grazie. Ciao Alessandro, ciao Gabriella. Viva le televisioni. Zazza. La tradizione casearia in Sicilia ha un solo nome, Caseificio Valvo. Il Caseificio Valvo, nella splendida natura di Enna, produce formaggi d'eccellenza utilizzando tecnologia moderna nel rispetto degli antichi metodi di produzione, tra i quali spicca il celebre Piacentino Ennese DOP. L'azienda produce anche salumi, utilizzando esclusivamente i propri allevamenti per garantire prodotti di qualità nel rispetto della natura. Caseificio Valvo, lasciati tentare dalla tradizione siciliana, quella vera. Visita il sito caseificiovalvo.com. Quindi anche lei conosce
Salerno in piano. Ma certo, ma chi è tu scudaste cattore l'hai usato una frigideria? Ah, e chi l'ha fatto? Ma come chi l'ha fatto? Salerno Impianti, specialisti in refrigerazione. Salerno Impianti, servizi di assistenza e montaggi per la grande distribuzione alimentare, specializzata in impianti frigoriferi farmaceutici. Salerno Impianti, specialisti in refrigerazione. Ma la cosa, ma chi è un nene non una frigideria? Salerno Impianti a Mister Bianco, via George Marshall 16. Federico II. Ma perché devo portare è spicciolo che ne stanno aspettando un daspa. Voglio sposarmi qui con te. Sì, sì, aspetta, aspetta. Come? No, dicevo cin cin. Alla cin salute cin. Federico II, puro relax, cammina. Anche oggi si è fatto art. Caffettino? Il buongiorno da art si beve dal mattino. Assaggia. Pancetta? Che pancetta? Con art non sbagli mai ricetta. 110, 255, 1000. Fa jogging. Che jogging? Io faccio shopping. Da art fare shopping conviene. 2002, 2006, 144.170. Signora, quello è mio. Art è dove ti senti a casa. L'estate sta arrivando ed è tempo di fare il tagliando. Approfittane di questa fantastica promozione solo per il mese di maggio. Solo qui in Volkswagen Comer Sud il cambio olio, cambio dei filtri, 25 controlli gratuiti a soli 239 euro anziché 3,50. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione o contatta tutte le nostre pagine social. Vi aspettiamo. Ciao Robertino! Ciao Santina! Ma perché voi vi conoscete? La gente che ne conosciamo, e secondo te sta carrozzeria quasi. Ah, quindi se ha fatto questo miracolo con lei, può sistemare la mia auto. Ma caro Robertino, tutto sistema! Raybon! E l'omaggio è per me. Autocarrozzeria Rainbow, via Monte Palma 20, Catania. Ti raggiungerò. In pieno. In guarda. Ti raggiungerò. Ti raggiungerò. Ti raggiungerò. Mi fa un caffè? Eccolo. Ancora lei. Gruppo Maenza, non ti basta mai, ingordo. Gruppo Maenza, stazioni di servizio, Piazza Armerina, Enna. Evviva le televisioni, zazza! Bentornati, 22.18 e noi siamo in diretta. Volevo ricordarvi anche questa bellissima novità, perché a partire da domenica prossima, dalle 21.30 in poi, potete rivedere il meglio di Live Show. Quindi se vi siete persi qualche puntata, approfittatene domenica a partire dalle 21.30. Adesso il prossimo ospite è un ospite veramente carismatico, talentuoso, attore, cabarettista, l'uomo dalle mille risorse. E con noi questa sera Massimo Spata. Ti piace questa bella presentazione che mi ti ho piace, fatto? Dobbiamo tenere la distanza di sicurezza. Teniamo la distanza di sicurezza, sì, sì, però ci possiamo accomodare, come vedi ti ho... Sì, 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 comodissima. Ti ho preparato poltrona. Questa bellissima poltrona, tra l'altro molto molto comoda. Come stai Massimo? Adesso devo dire che sto bene, abbiamo passato, devi sapere che avevo avuto un guasto alle sospensioni assi e semiassi. Addirittura? Sì, praticamente non camminava più. E allora hai avuto un intervento chirurgico importante? Ho avuto un intervento dove mi hanno sostituito delle protesi alle anche che mi hanno ridato la vita, e devo dire che questo intervento è stato fatto qui a Catania all'Humanitas, che è un'eccellenza che segnalo per quanti non la conoscessero,
E per questo chirurgo ortopedico che ha avuto il coraggio di farmele tutte e due contemporaneamente. Tutte e due contemporaneamente. E l'indomani io ero in piedi che saltellavo per i corridoi dell'ospedale. Stiamo parlando dell'intervento al protesi all'anca, quindi all'anca. Un intervento abbastanza invasivo, non è un gioco. No, non è assolutamente un gioco, anzi. Però adesso non ho più i dolori di prima, devo ringraziare tutta l'equipe, soprattutto l'ortopedico, giovanissimo ma bravissimo, a cui mi sia consentito di dedicare un pensiero, a Giuseppe Mazziotta, che è un siciliano di Augusta che opera a Milano e a Catania. Io ne approfitto, anzi facciamo uno scambio di saluti e di ringraziamenti per salutare tutta l'equipe del professore Longo, perché anch'io in questo periodo sono stato, ho avuto un intervento alla gamba e devo dire che noi cerchiamo sempre altrove, no? L'ospedale del nord, come se qui non avessimo nulla, no? Perché siamo esterofili fondamentalmente. Abbiamo delle maestranze, devo dire che insomma... No, abbiamo delle eccellenze, tra l'altro si parla sempre di fuga di cervelli, no? Il problema è che fuggono i cervelli, ma gli involucri li lasciano restano qui. Sempre dopo. Sì. Senti, Massimo, prima di iniziare a parlare con te vorrei farti vedere questo servizio, perché noi siamo sempre alla ricerca di talenti e soprattutto di barzellettieri. Sì. Guarda cosa è uscito fuori. Vediamo. Ce l'hai una barzelletta da poterci raccontare? Ci sono tre zoppi. Uno che cammina così. Uno sì. Che cammina così. E l'altro che cammina così. Ecco, vanno a mare e scappano subito sulla spiaggia per non farsi notare la loro loro handicap. Passano tre ragazzi, fanno: che fate ragazzi, fate il bagno a mare? Diciamo, io sono, come facciamo? Dice, fa, non vi preoccupate, ci penso io, anzi vi dico come che cosa dovete fare. Gli spiega la situazione, il primo parte e comincia a fare: mamma, come brucia questa spiaggia. L'altro fa: ma ci sono anche dei fossi. Infatti il terzo, non ti preoccupare, dici, con Boggio. Ciao Massimo Spada. Mamma, c'è un bambino che si chiama Pierino. Pierino, sì. E mi butta i piatti fuori dalla finestra. E sua mamma gli ha detto: Pierino, perché butti i piatti? Mamma, perché erano vecchie. Allora ha detto: ma va bene. Certo. Dice, poi ha buttato anche le forchette, tutto quello che gli capiva. Tutto. Dice, ma cosa stai facendo? Mamma, erano vecchie. Poi ha buttato anche lo zainetto e la cartella. Dice, ma come mai anche i compiti? Mamma, erano troppo vecchi. Complimenti, sei grandioso. Oh, io devo dire che non è facile così a lampo e stampo raccontare una barzelletta, si ammazza le risate. Ma poi mi ha fatto molto ridere quella degli zoppi, no? Che questa è una tua vecchia barzelletta. Questa è una mia vecchia barzelletta che appartiene proprio alla storia delle barzellette, che erano cavalli di battaglia. Mi fa ridere perché, vedi, nella vita ci sono quelli che le sanno raccontare. Esatto. Ma ci sono anche gli ammazza barzellette. Cioè, c'è la gente che ha la capacità di iniziare dalla fine, interrompere, dare una gomitata alla moglie, dice, com'era che non mi ruoto. E c'è un tipico esempio di ammazza barzellette, no? C'è uno che torna a casa e incontra un amico. E l'amico gli fa, dice, ma chi hai? Dice, perché sei così triste? Dice, perché ogni volta che torna a casa c'è mia moglie che ha una funcia. Dice, ma tu le donne le devi far ridere. Dice, ma io non mi viro. E tu torna e gli racconti una bella barzelletta. Dice, ma non ne saccio, te la racconto io. Tu torna a casa e ci dici a tua moglie, la guardi negli occhi e dici, amore, sai chi c'è in fin di vita? E lei ti dirà, no, chi? E tu le dirai, in fin di vita c'è il sedere. Troppo bella, ora ce la conto. Solo che lui è un ammazza barzellette nato. Quindi arriva a casa, vira la sua moglie e ci fa, amo, usai gumosse? Se no, ugolo. Questo è il tipico ammazza barzellette. Allora... la barzelletta che da molti intellettuali viene definita un argomento sterile di comicità, mi piace invece la definizione di chi ha rappresentato. Aspetta, raccontamela, mi alzo anch'io perché sono di curioso. Chi ha rappresentato la barzelletta come una microcommedia in cui l'attore principale recita anche i ruoli minori. Ah, tipo?
tipo, non lo so, due vecchietti si incontrano, uno fa all'altro, sai, con mia moglie c'è finita la passione, non c'è più quella passione di una volta. E poi un'altra tragedia è che ogni volta che siamo insieme cioè, dura 5 minuti. Pochissimo. Cioè, no, io ancora con mia moglie cioè, non solo lo facciamo ogni giorno, ma dura quantomeno un'ora. Cioè, ma come fai? Ma qual è un segreto che hai? Qual è? Cioè, perché bisogna inventare dei giochi di ruolo. Certo. Noi adesso ci siamo inventati il gioco del medico e la paziente. Io faccio il medico e lei la paziente. Va bene, fino a calcio sogno, ma come fai a durare un'ora? Perché lei arriva allo studio, io la faccio chianare e la faccio aspettare 55 minuti in sala d'aspetto. E allora mi piace questo tipo di trasgressione. Esatto, così. Questa trasgressione. Invece volevo un attimo elencare, siamo tutti un po' depressi, siamo tutti un po'... Ma vediamo il lato positivo delle cose. Ci sarà un lato positivo. Il lato positivo delle cose qual è? Che cosa ci ha dato di buono il Covid, questa pandemia? Beh, sicuramente ha aggiustato i rapporti tra padre e figlio. Verissimo. Perché una volta dici, all'orario. A che ora da redire? Dici, ma non so, c'è essere lui, donna è lui che ti ammazzo. Sta casa non è un albergo. Tu a mezzanotte e mezza si era a casa. Oggi il problema non c'è più. A che ora torni? Eri, papà, poco per poco. Abbiamo migliorato anche il nostro rapporto con gli animali. Perché non so se vi ricordate, ma durante il primo lockdown, qua via un cane era fottonato, perché era l'unico che poteva uscire per strada. Quindi hanno smesso di abbandonare cani. Se li sono presi. E ci sono stati quelli che li adottavano. Cioè, chi dice, trovavano un cane passata e si mandavano rinto. E questa moglie dice, ma a te non ti faceva uno schifo? Schifo. Tu sai che avevamo la casa. La libertà. E ha migliorato anche il rapporto col cibo, perché molta gente è dimagrita. Picchi lavanni si mano 40 volte al giorno e 40 volte con la mucchina. Quando ti pigli una frucchettata ti passa al forno e senti 2 euro di mucchina. Pare che ti mangi, passa al forno con la mucchina. E quindi molti si sono anche dimagriti. E ha anche un aspetto da non sottovalutare, è quello che si sono riunite delle coppie, perché meglio un euro pane che un euro la fame, si dice. Io avrei detto invece il contrario, no? E anche l'educazione civica all'interno di una casa, perché quando il marito è fuori per lavoro e deve fare un bisognino, non sta attento a... A sera, quando torna a casa, visto che se ne fa una, non sta molto attento a centrare, a fare. Quando sei costretto, perché lavori in smart working, a fare sembra a casa. E uno dei drammi domestici, qual è? A tavolozza. A tavolozza, abbassato. A isa tavolozza. Cala da volozza. Insomma, il lockdown ci ha insegnato a farla seduti. E ci ha talmente condizionato che io nell'autostrada ho visto uno che scendeva per fare pipì a faceva saltare. Quindi i vantaggi che ci ha lasciato il lockdown sono veramente tanti. Io ho visto persone che non avevano cani passeggiare il peluche della figlia. Ah, proprio addirittura sì, col peluche, sì, con le ruote. Che uno ci dice, ma che razza è? Dice, Covid. E come si chiama? Speranza. Perché tra l'altro avere un ministro che durante la pandemia si chiama Speranza. Speranza, significa che forse aveva una speranza. E poi le lacune, le grandi lacune che ha creato il Covid. Pensa. C'era un razzo cinese che rischiava di caderci addosso.
o una calamità naturale come può essere il terremoto, che fai? Rischi di violare il coprifuoco o aspetto con un razzo di piglia preciso da testa? È uno di quei dubbi che non potremmo superare. Ma questa superare bella mai. Che il ragazzo doveva arrivare intorno alle 2 di notte e ci dicevano state sì, a casa. Sì, e noi eravamo pronti. State a casa. No, c'è un terremoto, non ti muovere, aspetta, con il palazzo ti arriva tutto da testa. A proposito di mamme, oggi è la giornata della mamma e quindi volevo salutare la mia mamma. La mia mamma che in Sicilia non esiste il patriarcato, sai meglio di me che esiste il matriarcato. Io ho sentito tutto quello che avete detto, lo zoccolo, ma uno strumento importante che aveva mia madre, che saluto e bacio, era il battipanni. Il battipanni, è vero. Il battipanni, c'era il set da viaggio. Che era composto da battepanni, messolo di legno e zoccolo di cucina. Kit proprio. Ora, Mamaggi aveva degli zoccoli da cucina che erano veramente, dal punto di vista tecnologico, avanzatissimi, perché avevano un GPS incorporato, cioè la posizione. Cioè, proprio ti dicevano... Mamaggi faceva, Massimo, e arrivavano a destinazione e lo zoccolo faceva la cuffa alla cucina, la cuffa al soggiorno, canziava a me pace e pigliava a mia. Io una volta mi sono chiuso nella mia stanza, disse che non può arrivare e disse tuppoliare, disse me mace rapì, pum, e mi arruavo lo zoccolo. Però una delle cose più belle che le nostre mamme, le mamme siciliane, le mamme del sud hanno nei confronti dei propri figli è che l'affetto passa attraverso il cibo. La parola più bella che può dire una madre a un figlio quando lo va a trovare: mangiaste. Sei sicuro che non muoio qualche cosa a rimangiare? È vero. E le mamme la domenica ti accolgono Gaiana a cartocciera, le cotolette, mi secca, tu non fai in tempo a finirne una che arriva subito l'altra. La cosa importante qual è, signori? La cosa importante è che per uscire da questa situazione e tornare alla normalità dobbiamo cercare di vaccinarci non solo noi, ma tutti i popoli del mondo, aiutare l'India, aiutare il Brasile, aiutare l'Africa, perché è un problema che riguarda tutti e ne usciremo solo quando tutti insieme porgeremo una mano a chi è più debole di noi. Grazie a Massimo Spada, grazie Massimo. Grazie. Vado in postazione social da Gabriela per vedere un po' quali messaggi che continuano ad arrivare. Ci sono tantissimi messaggi, tra cui che ti fai complimenti a Massimo, scrive fantastico Massimo, sempre sul pezzo. Ciao Ketty. E Maria scrive grazie per avermi fatto piangere dalle risate. Meglio delle lacrime vere. Assolutamente, ci vuole un po' di buon umore. E Christian fa una battuta. Come disse il cestino, dillo tu completa. Non lo so, come disse il cestino, io mi rifiuto. Mi piace sta cosa, una bella battuta, dai. Comunque ricordiamo di scrivere alla posta di Santina sulla sua email, la posta di Santina @gmail.com o di scriverci su WhatsApp, infatti anche Cristiano prima vi ha letto, al 333-522-5599. Sono a memoria ragazzi, io ancora non ho imparato bene il numero. Continuate a scrivere perché tra poco leggeremo anche qualche altro messaggio. Dobbiamo collegarci adesso con Casa Calabrese, con il nostro Gennaro Calabrese, che adesso vediamo che storia ci racconta e quali personaggi incontreremo. Gennaro! Ciao Cristiano, ciao Gabriella! Eccoti, ben arrivato Gennaro! Buonasera, buonasera. Beh, oggi, con un giorno di ritardo, auguri a tutte le mamme, ho sentito Massimo che ne parlava, ho sentito Carmelo che parlava delle mamme, devo dire che tra le mamme calabresi, quindi mia mamma che è calabrese, sia di nome che di fatto. Un po' come le sicule. Sono un po' come le sicule, cioè io ci trovo dei punti in comune, per esempio la mamma calabrese c'è una cosa, c'è una parola che conosce meglio di ogni altra ed è stai attento. Stai attento. Mamma esco, stai attento. Mamma vai in ufficio, stai attento. Mamma vado in camera mia, stai attento. Mamma sto attento, sì, ma stai attento. Stai attento.
perché per le mamme calabresi il pericolo è sempre dietro l'angolo. Mamma, vado al mare, non andare al largo che ti pigliano i crampi. Mamma, vado in discoteca, no, ci sono i drogati. Vero. Mamma, vado in bici, non correre perché cadi. E vabbè, ma se cado poi tu mi fai le coccole, no? Se ti ciunchi, rugno il resto. Anche qui, anche qui, devo dire. Anche qui. Anche da voi. Perché? Anche da noi. Perché le mamme nostre amano i paradossi. Mamma, vado a correre, non sudare. Mamma, vado in palestra, non ti stancare. Mamma, senti, oggi ho iniziato la dieta. Sì, però mangia. Mangia. Guarda che le mamme calabresi su certe cose soffrono di problemi di udito. Mamma, oggi cucino io. Ah? Mamma, oggi a cena solo un'insalata. Ah? Mamma, mi posso fare un tatuaggio? Ah? Pensa che le mamme calabresi cristiano sarebbero delle ottime, anzi degli ottimi presidenti del Consiglio. Come stabiliscono le zone rosse in casa loro, nessuno. Davanti al salone, non entrare nel salone che ho appena pulito. È vero. Benissimo, benissimo. Oppure ti fai il caffè? Allontanati dai fornelli che fai danni. Pure al bagno l'ho vista, piazzata con la mazza. Dove vai? In bagno, mi devo fare la doccia. Sì, ma non bagnare. Poi uno può pensare che le mamme, sai, stando a casa, sono casalinghe. Guarda che le mamme hanno elaborato delle teorie che neanche la scienza medica conosce. Cioè che tu debba aspettare 3 ore per farti il bagno dopo pranzo. Non l'ha detto il medico, lo dice tua madre. Questa è una cosa proprio che si tramanda di generazione in generazione. Cristiano, che tutta estate sei obbligato a portarti un maglioncino di sera. Vero. Non è il medico a dirlo, è tua madre. E se tu per una sera non esci con la tua fidanzata, non è perché magari sei stanco, no, perché te l'assasti. Vero. Io non so, Cristiano, se tu fai viaggi in macchina. È certo. Ma mia madre, quando faccio un viaggio in macchina, si affaccia dal balcone e mi dice: io non ti chiamo al telefono, chiamami tu quando arrivi. Passano 10 secondi, dimmi mamma, bello dove sei? Sono ancora sotto casa mamma. 10 secondi, bello dove sei? Ho appena preso l'autostrada mamma. Bello dove sei? Sono dal concessionario che mi sto prendendo la macchina, prendo l'aereo. No, l'aereo no, perché è pericoloso? No, perché sennò non ti posso chiamare, capito? E per chiudere, Cristiano, per chiudere, l'ha detto anche Massimo, il cibo. Il cibo, oggi che vivo solo, la prima cosa che mi chiede mia madre quando mi chiama è: bello, mangiasti? E la seconda, stasera chi mangi? Cioè, vanno insieme. E penso che quando sono andato l'altro giorno a casa sua a mangiare, a pranzo, ho detto: mamma, guarda, soltanto verdure. E devo dire che lei mi ha accontentato. Sì? Carciofi dorati e fritti. Ah, ecco. Frittelle di cavolfiore. Ecco. Polpette di melanzane. Peperoni ripieni. Pomodori ripieni. Melanzane ripiene. Zucchino ripieno. Tutto ripieno, che alla fine mi ha detto: bello, come ti senti? Ripieno. Insomma, è vero che le mamme vivono e fanno tutto questo, però è vero anche che ci hanno sempre ragione. Perle di saggezza. Benissimo, grande benissimo. Gennaro Calabrese, grazie, ci vediamo domani con te. Grazie, ciao, ciao Gennaro. Ciao Gennaro, ciao, ciao Gennaro. Sacrosanta verità, chissà quanti benissimo. Si stanno rivedendo in tutto quello che stiamo raccontando stasera. Dobbiamo andare in pubblicità, sì. Però attenzione, tra poco. Perché tra poco arriverà lei, la star, la diva, la signora Santina, che arriva subito qualche minuto di pubblicità e arriviamo. E... pubblicità, vabbè, la signora Santina sta arrivando. Sta arrivando, a tra poco. Evviva le televisioni, zazza! LockShaft è l'unico antifurto meccanico che garantisce la protezione della tua auto. LockShaft, quello che è tuo è tuo. Josim SRL, distributore esclusivo per la Sicilia. Mia! Cipotti, tutto quello che c'è, cipotti. Ma no, io ho qualcosa di leggero. Ah, quello leggero. Carica, carica, non ti preoccupare, piccolina. Ci vendo io. Iniziamo il girone per
e buona tutto l'anno. Ecco qui la culla per il mio figliolo. Sei contento, Pinocchio? Fabbrica Culle, da 70 anni leader nella fabbricazione di culle e arredo per l'infanzia. Ci trovi a Belpasso, in via Valcorrente 38, zona Etnapolis. Fabbrica Culle, lascia che i tuoi sogni siano cullati da noi. Sta macchinetta mi fa impazzire, la vuole sta a casa. E perché non se la fa portare? Ma qui questi li mettono solo in posti pubblici. Ma sta scherzando, questa è un'azienda FT Elettra. Pensa anche ai privati, showroom, negozi. Basta chiamare e la portano a casa. Davvero? L'CLR Costruzioni è una realtà consolidata con centinaia di progetti realizzati di respiro internazionale. CLR Costruzioni, noi ci mettiamo la faccia. Giunta Cucine, il più grande assortimento di elettrodomestici da incasso della Sicilia sud-orientale, con servizio e installazione dedicato. Da oltre 60 anni specializzati nella vendita di cucine. Acquista la tua cucina. Finanziamo tutto l'importo a tasso zero. Giunta Cucine. Oggi siamo in questa fantastica azienda agricola qui ad Enna, l'azienda Cammarata, che garantisce il prodotto dal produttore al consumatore. Signora, ma che fa? La porcellina. Ma va, signora. Ai sapori della terra trovi in esclusiva i prodotti dell'azienda agricola Cammarata. Azienda agricola Cammarata, ad Enna. E lei che ci fa qua? Sono la nuova sex washer di Arpa. Servizi, Viale del Commercio, Mister Bianco. Evviva le televisioni, zazza! Lo sto cavaggio. Ma perché mi fate fare queste cose? Mannaggia la miseria. Muto, caccia canzone, muto. Sì, che devo fare? Ma è morta, non posso fare niente, non posso abusare di una che sta morendo, che non dà segni di. Aspetta, questa. Baciami. Biancaneve. Sono il tuo cavaliere. Sì, ma non posso parlare, io sogno morta. Se si morta, si morta. Ma sento fetto di baccalaro che c'è. Aspetti che posso il cavallo. Cioè, dovrei fare riprendere a Biancaneve, ma io non posso baciare, vi prego ragazzi, ma perché mi fate fare queste cose? Baciami. Ma che baciami? Lei è morta, non deve parlare, io non posso abusare di una che è morta. Abbo, non devo occupare. Ma scoglio la cizza, mi sa così. Se come tu sta parlando, No, io non ne approfitto. Non posso approfittare, una è morta. Mi do un bacio. Mettimi, incrocia una gamba con la mia. Ma lei non deve parlare, è morta. Sai che ne parlare, ma tu sei da me sto vaso. A se perdere, abusa pure. Vedi qua, bacimi. Ma che è? Andiamo, non si sta sentando. Ma si sta sentando. Ma preso la madre.
Signor, non faccia mamma cose. Mia, come, secondo me, come si smette una cosa tanto avanti? Signor, faccia finta che lei è morta. Non mi sputi, una morta non sputa, non parla. Non dia segni di vita. Cristiano, ma smetta. Io penso che sia per la vescicola. Perché non ti devo fare, Cristiano? Sì, anche con la bocca chiusa. Io devo fare la respirazione, no? Devo rianimarla. Cristiano, mi stai dicendo? Devo rianimarla. Sì. Perché riarmi? Rianimami, Cristiano, Baciami, Cristiano, baciami. Baci. Io lo dico, è andata contro la mia volontà. Lei è capapucciano. Lei è andata contro la mia volontà assolutamente. Baci. Ma che riesce, la lingua? Cristiano, faccio che siano sugli imbilocchi. Chiamate i carattrezzi, chiamate chi serve, si chiamate a qualcuno. Adesso, aspetta. Che? Aspetta. Piano. Femma. Che devo fare? Io direi come una sola a te, ma Cristiano. Ma io la devo, sì. Però se la lascio lei cade. Aspetta. Calma. Metta la gamba sinistra avanti. Mamma mia. La gamba sinistra. Mamma mia, ma mi sta dolendo, non è da settaste che stia. Metta aspetta la gamba. Aspetta che sti. Ma ti fici cascare, basta. Ma io dico, signora, però, mi scusi, ma lei mi ha fatto contro la mia... Disgraziato, ma fanno male quei fiori, ma che sono fiori finti, fanno male. Lei è andata contro la mia volontà, mi ha fatto vestire da principe azzurro. Ma dovevi abbosare! Ma noi non abuso, ma l'amore smette! Ma che va a dire, tutto sto buzzetto, 50 anni, che non si passa a Biancaneve, guarda, tutto sto buzzetto che non si può passare! Ma poi perché mi ha fatto vestire perché mi ha fatto vestire da principe azzurro oggi? Ma come, perché tu sei il mio principe azzurro, Cristiano? Biancaneve, sta storiella di Biancaneve... Ah. No, signora, occhio, che la cata, sua gamba... No, ma pesa, c'ho quella gamba che... Si ricordi che la gamba... Che c'è nella gamba, Cristiano? Ho il ferro. Ah? Ho il ferro. Ma lei? La vuole, è un peccato, mi la vuole smettere, andiamo avanti con la musica. Ma ti piace? Ma come mi ha vestito? Siamo Biancaneve? Mettete il calcio vicino a me. Devo fare... Siamo Biancaneve e Principe Azzurro. Che siamo che belli. Che fa con questa mano? Eh? Ma non siamo sull'autobus. No, lo sai, c'è un freno a mano, volevo tirare. No. La vuole smettere per piacere? Sono morta. Perché? Voglio essere la tua principessa. Ma non può essere, non è il ma tipo. Devo essere la tua principessa, Cristiano. Ma lei è il tipo di grasso. Ma poi tutti che si scannalevano per sta Biancaneve, o principe azzurro, dice che ci ha dato il bacio senza la sua volontà. Ma è vero, lei ha abusato anche contro la mia volontà. Però non si scannaleano quando chi da si cuccava con sette mascola a casa. Chi è questi sette mascola? Comunque, i sette nani. Ah va, signora, ma che cosa dice? Allora. Aspetti che c'ho il microfono messo male, aspetti, che mi fanno segnale. Oh. Mi sentite bene? Ora? Alle 22:48. Sì. In diretta. Sì. Dotto. Pisolo. Mammolo. Eolo. Sì. Eccolo! Ma questo non lo conosco, questo nano. Chi di Francesco Grasso. Ah, quel nano, ho capito. Tu sai che ci diceva sempre a mamma Francesco Grasso? Ma perché lei parla sempre di Grasso, il nostro... Sì. A mamma Francesco Grasso, quando diceva io fuori, quando era nico, una porta, quando io mettevo per fuori, pare che c'era la telecamera. Perché? Te ne ancora se ti asciuppi. Ah, va, signora, non lasci stare, che lei c'ha tutta una serie di problemi. Te ne ancora se ti asciuppi. Ma lei l'ha visto, signora, ha seguito la cosa del razzo, ha visto che è successo con... Che? Perché guarda là e ride? No, sta con stato razzo? La cosa del razzo. Ah, cioè, ma è stato morti. Ha dormito la notte. Ma è stato morti. Calma. C'era una cipita in susbuglio. Addirittura. Chitto. Io come un dice sto cazzo che va arrivare, Cristiano. Si pensava che dovesse arrivare in Sicilia. Mamma mia, morti, nuaccio, mamma fumo morti, tutta nuttata, le stesse ne casca in gordo, Cristiano. Vabbè, ma non neanche se ne accorgere. Come? Ne casca in nazzi in gordo e non ne problema è se no, lei faceva più danno del razzo. Di sta misura, signora, cosa... Ma non mi mette bella il coso sudato nella faccia. Ma perché? Che fai? Non siamo tamponati. Ma siamo tamponati, ma mi fa un po' schifo. Non abbiamo Conad, nuaccio. Cosa non abbiamo? Conad. Qua un supermercato. Covid si chiama. Allora dicevo. Si chiama Covid. Ah, ma è stato scandato morte, Cristiano, morte. Ti piaccio? Sì, bellissima. Senti che profumo che faccio. Mamma mia, signora. Oh, sì. Sai come si chiama questo profumo? Come si chiama?
Biancaneve e i sette nani. Sì, ma sicuramente uno dei nani potte morire, signore. Perché? No, dico no, no, perché ho odore, fa odore. No, dico fa odore. Faccio sciauro, faccio profumo. Cioè. Ah, ma è stato morto in tutto, non sai che ci fu, noi siamo botto che stiamo. Sì. Noi siamo come pau, 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 che sei cavolazzo! Tutti parla, facciamo una battuta. Ma il razzo non fa pom, pom, ma guarda, fu una pistolettata che a due vicine di casa mia si ammazzano. Vabbè, questo non vogliamo sapere. Ci sono sparate, pau, 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 pau. Casi un buttoso da lassa di un'amica mia. Ah, allora, ha rotto il vetro. Sì. Mentre che era andato gabinetto, Cristiano, se ci spugnava la lassa del gabinetto. E che è successo? Boom! Ah, sfioravo precisa, ci fece un acchietto qua preciso. Va bene. Meno male che non è stato razzo, ma questo razzo ci ha avuto pensiero, Cristiano. Ma lo so, siamo stati tutti molto preoccupati, ma fortunatamente è arrivato all'alto delle Maldive. Senza fare danno, è arrivato al mare, ha visto, signora, no? Cose rimbazzire. Io sai che fici, Cristiano? A stamattina però ero nervosa per sfogarmi un poco. Sì. Mi mise la banda farmacia. A fare che la banda farmacia? No, io fare che la banda farmacia. E che ne deve uno che c'è ne passa tempo alla farmacia? Cioè sì, era con Francesco Grasso. Cioè sì, la farmacia. Sì. Ci sei Francesco, tu aspetta a casa. Cioè sì, ci sei, buonasera, buongiorno. Dico, buonasera perché siamo di sera. Buongiorno, dico, avete che fa? Avete preservativi? Ma signora, ma lei è una donna di... E che fa? Che la sua età dire? Che parla in questo modo così. Ma che cosa ci dice? Ma dico... Che c'è mascolano, ce li sapete preservativi? Ma chi? Lei che va in farmacia a chiedere questi articoli? Ma io le compro per i miei signora nipoti. Signora Santina, si ricordi che ci sono bambini davanti alla TV? Allora dice... Davide! Cosa sta facendo Davide. Informazioni? Lei si fa richiamare da Davide, si fa richiamare. A Caruso, ma chi hai? Ho sotto una caldana, a spiccicare una... Ma non la viste... ferma, signora, che ci si viste una guacciatura nura? Oh, ma che siete pazzi? Ma c'è gente che sta... Vera, c'è gente che sta mangiando, non vorrei che... Sì, dico, non vorrei che si... Ma si vista, sai? Ma va, signora, la smetta. Mamma mia. Continui il suo racconto. Meno male che si c'aveva la pancera che stia... Meno male, meno male. Signore, che malacombassa. Comunque, fatto sta che stiano, cioè, sì, ci sapete preservativi? Dice sì, che misura le vuole? Ci sapete per caso XXXXL? Addirittura. Addirittura? Ma per chi erano? Tu fatti dai. Ci sapete XXXXXXL? Dice sì, signore, ce ne abbiamo due pacchetti. Grazie a sei. E minni. E ma se stai davanti a farmacia? Grazie, la mia, di mia. Mi dice, sì, sentiamo, ma ce ne possiamo andare? State fermo gioco. Mi ci faccio una soda. Ce l'avete ancora, vero, preservativo quelli che Ma abbiamo capito che l'articolo è quello, non lo ripeta. Dice, sì, sì, ce l'abbiamo. Le stesse danno caravante. Grazie, a un certo punto si sediamo. Eh? Un nostro produttore. Il nostro produttore, che fa? Felice dice, ma dobbiamo fare assai. Io mi stai qua fino a quando non me ne chiedo che si viene a cattare. Ah va, signora, dai, ah va, la stessa. Ma che va dire? Ancora io stavo ascoltando a lei. Ci alziamo, signora, venga, venga. Dobbiamo alzare. Ma qua che c'è una zanzara, occhio. Onde? Qua, vicino a lei. Questo Lapone, Ma qual è Lapone? È Lapone che vuole andare nel fiore, no, che sì, non mangia. Si alzi, signora, e la smetta. Guarda, dobbiamo ricordare i nostri amici. Ci vorrebbe una canzone per ballare, Cristiana. Ma chi? Quale canzone per ballare? Il no, principe e la principessa. Ballare, che già avete fatto tanto. Vuoi ballare con me? Ma no, non assolutamente. La, 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 la. Dobbiamo andare in pubblicità. Ce la mette di nuovo la musica? Ma quale musica? Ce la può mettere? Vediamo se ce la mette Sara Polvirente. Ma che dobbiamo fare? Devo ballare con le... Vabbè, e con questo ballo noi andiamo in pubblicità. Ma e state sapevo... ville, principessi, che chi ne non si sedevano. Sì, vabbè. Ti avevi che aspettarmi cavaggi, no? Ah, vai, signora, la smetta. Torniamo tra poco con la posta di Santina. Pubblicità! Arriviamo! Piano, però non metto... Dammi un bacio. No, ma che fai con la pizza? Dammi un bacio. Televisioni, zazza. Oggi matriciana, assaggia. Pancetta? E pancetta. Con Ard non sbagli mai ricetta. Ma che era una battuta, pancetta? No. Via, smammare. Ciao, Robertino. Ciao, Santina. Ma perché voi vi conoscete? Che sento che ne conosciamo? E secondo te sta carrozzeria qua finisce. Ah, quindi se ha fatto questo miracolo con lei, può sistemare la mia auto. Ma che Robertino, tutto sistema. Raybon. E l'omaggio è per me. Autocarrozzeria Rainbow, via Monte Palma 20, Catania. Ti raggiungerò. Oh, oh. Il pieno. Ingordo. Ti raggiungerò.
Mi fa un caffè? Eccolo. Ancora lei. Gruppo Maenza, non ti basta mai, ingordo. Gruppo Maenza, stazioni di servizio, Piazza Armerina, Enna. La tradizione casearia in Sicilia ha un solo nome, caseificio Valvo. Il caseificio Valvo, nella splendida natura di Enna, produce formaggi d'eccellenza utilizzando tecnologia moderna nel rispetto degli antichi metodi di produzione, tra i quali spicca il celebre piacentino ennese DOP. L'azienda produce anche salumi, utilizzando esclusivamente i propri allevamenti per garantire prodotti di qualità nel rispetto della natura. Caseificio Valvo, lasciati tentare dalla tradizione siciliana, quella vera. Visita il sito caseificiovalvo.com. Quindi anche lei conosce Salerno in piano. Ma certo, ma chiedo, scusate, cattore, l'hai usato una frigideria? Ah, e chi l'ha fatto? Ma come chi l'ha fatto? Salerno Impianti, specialisti in refrigerazione. Salerno Impianti, servizi di assistenza e montaggi per la grande distribuzione alimentare, specializzata in impianti frigoriferi farmaceutici. Salerno Impianti, specialisti in refrigerazione. Ma una cosa, ma chi è un nenetello, una frigideria? Salerno Impianti a Mister Bianco, via George Marshall 16. Hai visto dove ti ho portato? Al Federico II. Ma perché devo portare tutto? È spiccio, che ne stanno aspettando un daspa. Voglio sposarmi qui con te. Sì, sì, aspetta, aspetta. Come? No, dicevo cin cin. Alla salute. Federico II. Puro relax, cammina. L'estate sta arrivando ed è tempo di fare il tagliando. Approfittane di questa fantastica promozione solo per il mese di maggio. Solo qui in Volkswagen Comer Sud il cambio olio, cambio dei filtri, 25 controlli gratuiti a soli 239 euro anziché 3,50. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione o contatta tutte le nostre pagine social. Vi aspettiamo. Jogging. Che jogging? Io faccio shopping. Dad, fare shopping conviene. 2002, 2006, 144.970. Evviva le televisioni, zazza! È inutile, inutile il momento più seguito della trasmissione. Ma perché mi obbliga a stare me qui a lei, a guardare la posta, a stare con lei? Perché lei Cristiano, ma che cosa vuoi? Dai, ti paghiamo. E tu a stare, non ne dimentichiamo. Vabbè, che potremmo fare, puoi fare tutto quello che vuoi tu. Signora, le do qualche lettera. Allora, che è arrivata, stanno arrivando migliaia di mail, noi vi diciamo grazie. Continuate a scrivere la posta di sandina@gmail.com. Signora Sandina San Filippo dovrà presentarsi nella giornata di domani presso il comando di Carabinieri. Molto, posso. Ma che è sta cosa? Niente, ci portai quattro cose a rinascente, molto, posso. Posso, non che stiamo? Ma perché mi tocchi le mie cose, eh? Mi ricordo io un piccolo 2,8, sai come faccio? Come faccio, Cristiano? Dalle mamma mia, tu dalle mamma mia, fatta la cosa. Ma già detto, ciao, va bene, prega la lettera che il tempo scorre, siamo già in ritardo. Siamo in ritardo, siamo in ritardo? Sì, vada. Allora, questa è la lettera. Allora, Sandina, sono per ora crocifissa, sono per ora. Come per ora? Per ora. Ma come per ora? Sono per ora. Ma che vuol dire per ora? Scusi. Per ora, per ora è un cognome. Ah, per ora è il cognome. Mica, ma non pizza, lo capisco. Una battuta a fare scritta e a pizza. E non lo capisco. Sono per ora crocifissa immacolata, spina di Santa Croce Camerina. Addirittura, che bel nome completo. Ho 30 anni, sono una casalinga, sono una ragazza abbasata, onesta. Abbassata. Abbassata che vuol dire? Abbissata forse? No, abbassata. Una ragazza posata. Ah, una ragazza posata. Casa e chiesa. Ti scrivo perché mi sento molto sfortunata. Sono ancora schietta e mi vorrebbe maritare, solo che mia madre mi dice che è meglio che mi faccio monaca.
Sì. Tu cosa mi consigli? Cosa consiglia lei, signora? Già squagliai. E dia un consiglio, no? Ciao, crocifissa, immacolata, spina di Santa Croce Camerina. Figlia mia, ascoltami. Nel tuo destino ci sono troppo croci, troppo spine, troppo curuni. Ascoltami a mia, nascutare a Tomacci. Tomacci dice di fare di monaca e io ti dico, fatte monaca, ma di clausura non ne esce più in idea. Ma signora, lei dà sempre dei consigli. Ma quando sei tutto sto malo nome che hai, Cristiano. Senta, signora, dobbiamo ringraziare la signora Rosa con le figlie Anna e Giulia che ci stanno guardando. Ringraziamo Rosa e Anna e Giulia che ci stanno seguendo. Poi voglio ringraziare tutte le mie amiche del Cortile Oliva che scrivono sempre. Posso salutare? Salutiamo, ci alziamo così. Sì, dopo, salutiamo, prego. Aspetta, che ti do una mano io, signora. Aspetta. Stiamo, non è una mano, vai, la mano morta, fai. Piano piano, no, non è che posso, ecco. Io volevo dire alla signora che è vero che si chiama, diciamo, Croce Fissa, di Santa Croce Camerina, però non avere paura. Non avere paura. Perché poi, come si dice, se sono rose, fioriranno. E se sono gagli... Vabbè, signora, no, può succedere, posso succedere. Perché mi tiene così. Dobbiamo ringraziare, grazie al nostro pubblico che anche questa sera è stato con noi. Bene, grazie, bravo. Vi aspettiamo domani per un'altra puntata a partire alle 21.30 in diretta su Video Mediterraneo. Ho detto la novità che a partire dalla prossima domenica avete l'opportunità di seguire il meglio di Live Show, quindi domenica prossima 21.30. Bene, il meglio di live, però, siamo qua. Però torniamo domani. Domani torniamo, un'altra puntatuna, una cosa domani, una cosa che non la potete manco immaginare. Accendete la TV alle 21.30 e trovate noi, il divertimento. Grazie, grazie di cuore, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, ciao, domani! Siamo ancora qui e noi sogniamo, fantastichiamo e i TV che risolviamo, i problemi che ci abbiamo. E sì, noi siamo ancora qui, grandi risate esagerate, perché in TV regaliamo emozioni. Evviva le televisioni, zazza! Perché scegliere altro stile parrucchiari? Perché ci prendiamo cura dei tuoi capelli e della loro salute, non solo dal punto di vista estetico. I nostri esperti del settore igienico-cosmetico.